Eccoci qui e benvenuti a una nuova masterclass. Io sono Andrea Di Giglio, sono uno chef e pasticcere e sto ideando questi video educativi, questa rubrica, proprio per permettere ad appassionati, pasticceri, anche per fornai, insomma tutte le persone addette ai lavori e anche per amatoriali, dei video educativi per spiegarvi un attimino come funziona la pasticceria a 360 gradi, andando a vedere un po' le regole di base, andando magari a sviscerare un po' i concetti che ai più sono un po' non capiti bene, ok? Perché all'interno della rete di internet si trova tantissime informazioni spesso contrastanti e una persona non riesce poi a capire cosa deve fare. Quindi la mia intenzione è di portare prima di tutto la mia esperienza pratica di laboratorio, ok? Che è la mia esperienza e quindi ho toccato con mano. Poi andiamo a vedere anche cosa dicono i libri, cosa dicono vari testi, ok? Quindi è importante, secondo me, la pratica e la teoria che si fondano insieme. Ad esempio, in questa lezione andiamo a vedere il lievito madre. Il lievito madre è affascinante in pasticceria perché è una massa viva, ok? E generalmente si usa per fare grandi lievitati e piccoli lievitati, salato, adesso vedremo un po' nello specifico. Il lievito madre è un mistero per molti, sia la gestione, sia la sua conservazione. Ci sono tanti metodi. Andiamo a vederli un po' più nel dettaglio. Prima di tutto partiamo che cos'è il lievito madre. Il lievito madre non è altro che un impasto di acqua e farina che all'interno contiene una microflora, un microbiota, ok? Cioè dei batteri, dei lieviti che insieme svolgono delle funzioni, ok? E quindi permettono all'impasto di lievitare. Il microbiota contenuto all'interno del lievito madre è ben specifico, ok? Ci sono varie famiglie di batteri lattici, varie famiglie di batteri acetici e di lieviti. Lo stesso impasto gestito in maniera diversa comporterà delle azioni diverse per poterlo poi gestire. Il microbiota ce l'abbiamo anche nell'intestino. Anche noi nell'intestino abbiamo una massa di batteri che svolge delle funzioni. Il microbiota ce l'abbiamo sulla pelle, sul derma, nell'occhio, cioè i batteri, i lieviti, tutti questi microorganismi sono nell'aria, ok? Quindi semplicemente noi andiamo a mettere all'interno di un impasto e saranno nell'impasto, ma sono già presenti nell'aria, li abbiamo anche nell'intestino, quindi è un po' questo mondo magico del lievito madre, andiamo a vedere. Quindi il lievito madre praticamente è un impasto di acqua e farina, dove all'interno quindi convivono, ok, si dice una protocooperazione, dove convivono batteri e lieviti. Come ho già detto, ci sono lieviti, batteri lattici che fanno acido lattico, batteri acetici che fanno acido acetico. Tutti e tre convivono per lo spazio territoriale. Ovviamente, se in equilibrio, abbiamo una microflora ben specifica e dipende dalla gestione che andiamo a utilizzare. Quindi come facciamo a creare questo lievito madre? Semplicemente l'unione dell'acqua che contiene ossigeno e ovviamente anche idratazione, quindi per la farina contiene batteri e lieviti, perché la farina è ricca di microrganismi, unendosi ovviamente i batteri all'interno e i lieviti, cosa fanno? Mangiano l'amido, quindi la farina, ok? Perché la farina contiene sia la parte proteica che l'amido. E i microrganismi mangiano l'amido, ma usano anche le proteine, sali minerali. Sono un po' come noi, diciamo, loro vivono più o meno come noi. C'è chi vive con ossigeno, senza ossigeno, ma comunque mangia, ok? Beve e si riposa. Più o meno hanno le stesse funzioni che abbiamo noi. Quindi loro all'interno dell'impasto svolgono delle funzioni e quando si crea proprio il lievito madre loro non fanno altro che iniziare a moltiplicarsi, iniziare a mangiare amido della farina, ossigeno che è contenuto anche nell'acqua
e lo prendono anche dall'aria, sali minerali, proteine, e iniziano a svolgere le loro funzioni di base, ok? Generalmente i lieviti effettuano la fermentazione alcolica, ok? Lievito di birra classico, il Saccharomyces cerevisiae, che all'interno del lievito madre c'è il Saccharomyces cerevisiae, il classico cubetto di birra che voi comprate per fare il pane, c'è nel lievito madre, naturalmente, ok? Perché c'è nell'aria, ok? Ovviamente in minori quantità. C'è anche il Saccharomyces exiguus, ci sono vari saccharomiceti, cioè fanno parte della famiglia dei miceti, ok? Dei lieviti. Poi all'interno del lievito madre troviamo anche i batteri. I batteri si dividono in due, cioè sono i batteri che fanno acido lattico, come ho detto, e i batteri che fanno acido acetico. L'acido lattico è quello dello yogurt, ok? Quel sapore che ha lo yogurt, ok? È proprio l'acido lattico prodotto dai batteri lattici. Poi si dividono ancora in due categorie, ma lo vedremo magari in un'altra lezione, perché sennò diventa molto tecnica, ci sono gli omofermentanti, gli eterofermentanti, eccetera. Ad ogni modo sono batteri lattici. E poi ci sono i batteri acetici che fanno l'acido acetico, ok? Questi microrganismi, convivendo assieme e stando nel giusto equilibrio, riescono a far sviluppare, quindi, l'impasto, ok? Ad avere una giusta acidità di fondo che poi permette ai nostri impasti lievitati di avere il gusto caratteristico, ok? L'esplosione quando si va in cottura caratteristica del lievito madre, che se è in forma ha dei risultati sorprendenti, e la conservazione del prodotto finito. Il lievito madre infatti è un prodotto estremamente sicuro perché contiene all'interno un pH molto basso, ok? E quindi l'acidità del lievito, proprio l'acidità, permette la conservazione, permette anche la distruzione di patogeni, permette la non vita a batteri potenzialmente pericolosi. Più c'è acidità, più vivono quelli buoni per noi, i batteri buoni per noi, mentre invece più è basico, più rischiamo che l'ambiente diventi un po' ostile, ok? Che ci siano microrganismi magari dannosi. Mentre invece il lievito madre, siccome abbassa il pH, i batteri, i lieviti abbassano il pH, soprattutto i batteri abbassano il pH, abbiamo un'acidità che permette anche la salubrità del lievito madre. Molti si chiedono se il lievito madre è sicuro. Certo che è sicuro, perché abbassando il pH, generalmente un lievito 4.1, 3.9, 4.3 oscilla, diciamo, nella sua fase soprattutto stazionaria, cioè quando sta a riposo, abbassa il suo pH e distrugge un po' tutti i patogeni contenuti all'interno. Quindi diciamo che il lievito madre è un po' magico. Chi lo sa gestire ha dei risultati sorprendenti, però chi inizia ovviamente vuole capire un pochettino di più, perché in rete si trovano tante informazioni e poi magari si scoraggia perché non riesce a utilizzarlo. Quindi andiamo a vedere un attimino come funziona questo lievito madre. Quindi il lievito madre abbiamo visto che il lievito madre quindi è semplicemente la miscela di acqua e farina, ok? Poi diciamo una cosa importante, il lievito madre, se volete farlo partire, ci sono tante ricette, ma generalmente l'unione di acqua e farina è più che sufficiente. Poi c'è chi usa la farina di segale, ovviamente, perché è ricca di enzimi, ricca di fibre, ok? Che frutto oligosaccaridi, ad esempio se usiamo la mela, ok? Che c'è chi usa l'uvetta sultanina, sono tutte sostanze che aggiunte a questo impastino ovviamente danno nutrimento a questa microflora. Quindi se noi creiamo lievito madre con l'uva passa, che è ricca di frutto oligosaccaridi, o noi creiamo lievito madre con la buccia della mela, ovviamente diamo nutrimento più veloce, ok? Per i microrganismi contenuti all'interno. Se noi all'interno del lievito madre mettiamo la farina di segale, ok, che è ricca di enzimi, è ricca di fibre, ovviamente integrale, ovviamente riusciamo a migliorare quello che è subito la fermentazione, quindi lo starter si chiama. Però tendenzialmente si può partire da una farina
una farina e acqua. Ovviamente se è integrale è molto meglio, perché acceleriamo il processo di lo starter, si chiama, ok? Quindi generalmente il lievito madre cosa è? L'unione di acqua e farina. Diciamo che per la partenza quindi possiamo usare farina di segale, ok? Buccia di mela, uvetta sultanina, c'è chi usa lo yogurt, ok? Però generalmente questa è cos'è composto generalmente il lievito madre. Una volta creato, generalmente il lievito madre liquido è pronto in 15-20 giorni, ok? Lievito madre liquido adesso lo vedremo. Lievito madre solido una trentina di giorni per poterlo utilizzare. Quindi noi praticamente la prima volta facciamo una miscela di acqua e farina più magari un cucchiaino di miele o la mela o l'uvetta frullata e poi rinfreschiamo semplicemente con acqua e farina, ok? I rinfreschi dipendono, ok? Se lo vogliamo utilizzare solido, ok? O liquido. Allora, il lievito madre si divide in solido e liquido, è semplicemente la gestione. Solido generalmente, ok, poi andremo nello specifico a vedere le percentuali di acqua, a vedere i tecnicismi, però adesso stiamo un po' larghi, vediamo l'insieme, ok. Solido generalmente idratato al 50%, cioè cosa vuol dire? Uno di farina, uno di lievito e 50 grammi d'acqua, per esempio 100-150. Il liquido generalmente è idratato al 100%. Cosa vuol dire? 100 di farina, 100 di lievito, 100 di acqua, ok? Se noi vogliamo creare lievito madre solido, una volta creato e passati i 30 giorni, lo possiamo decidere di gestirlo legato o metodo milanese o nel sacco, ok? Poi possiamo decidere di gestirlo libero, in un contenitore libero, e possiamo decidere di gestirlo in acqua. Metodo piemontese, ok? E poi il liquido, che si chiama anche licoli, che è il lievito madre liquido, lievito madre a coltura liquida, ok? Qui generalmente si ha un'idratazione di un 50%, ma poi andiamo a vederlo nello specifico, perché poi la percentuale può cambiare, e qui andiamo a vedere il 100% di idratazione liquidi, ok? 100% di acqua. Bene, quindi già capiamo come si fa il lievito madre. Si può gestire in maniera solida, quindi idratato meno a un 50% si formano una palla, poi si può anche laminare sfogliatrice. O liquido, semplicemente idratato al 100%, vedremo, si può lavorare o con un cucchiaio o con foglia o a incordatura. Ad ogni modo, questa è la base per capire un attimino che una volta creato il lievito possiamo gestirlo in due modi. Ovviamente ogni metodo ha la sua gestione, ok? E ogni lievito ha una microflora leggermente diversa che va gestito in maniera diversa e va saputo usare, ok? Sembrano tutti uguali perché è sempre lievito madre, ma è diversa la sua gestione. Adesso vi do un attimo delle indicazioni di base, però per approfondire ovviamente questi argomenti in maniera più specifica ci sono i miei percorsi formativi, trovate qui sotto il link e potete già accedere alle mie masterclass. Poi se vi interessano questi percorsi trovate il numero di telefono, chiamate il mio centro assistenza, e all'interno della mia piattaforma studio avete anche la possibilità poi di comunicare con me e quindi di poter approfondire questa materia. Adesso semplicemente vi faccio vedere delle cose che potrebbero essere interessanti per chi soprattutto inizia, ok? Quindi il lievito legato generalmente si idrata a un 50% di idratazione. Di solito, anzi diciamo da un 45% a un 50%, una volta impastata e formata una palla, ok, si mette all'interno di o una pellicola, un torcione o un sacco di juta, si lega con una corda
e diciamo si mantiene legato e il lievito all'interno cerca di fare pressione, si aumenta la pressione interna, può arrivare anche a 6-7 bar, cioè è una pressione veramente notevole quella che può sviluppare un lievito all'interno di un sacco, ok? Poi c'è il libero. Il libero non è altro che, una volta formato un impasto, ok, si mette all'interno di un contenitore libero, può essere un vasetto di vetro, un contenitore alto di plastica. L'importante è che sia stretto e alto, perché il lievito ha bisogno che la pallina, quando la mettete dentro, se è troppo largo il contenitore, lui si allarga e non riesce a salire e perde forza. Mentre invece se il contenitore è stretto e alto, prende forza e sale su, ok? E quindi date più forza. Infatti per questo si tiene legato, perché più il lievito è compresso, più lui ha forza. Ok, la forza è importante, dopo lo vediamo. Anche questo lievito libero si idrata di solito a un 50, c'è chi lo idrata da un 45 a un 50%. Poi vedremo in un altro video le temperature, poi vedremo i rinfreschi, i vari impasti, vedremo tante cose. L'acqua, quindi il metodo piemontese, ok? Questo qui generalmente, ecco qua ci sono varie, ecco da questo che vi sto dicendo ci sono varie scuole di pensiero, ok? Tutto dipende, qualsiasi cosa vi sto dicendo dipende dal tipo di farina, da quello che volete fare voi, dalla gestione, dalla comodità, dai tempi che avete voi, dalla durezza dell'acqua, dipende veramente da tante cose. Questa è una linea generale. Il metodo piemontese in acqua generalmente si idrata, soprattutto ad esempio al primo rinfresco, un po' meno, perché ovviamente questo lievito sta sempre nell'acqua. È un lievito che una volta formata una palla, poi si può anche laminare, eccetera, si mette all'interno dell'acqua. Lui va sul fondo, ok? In un certo periodo di tempo, di solito 50, 60, 70 minuti, viene a galla, ok? Si è in forma. Una volta che è venuto a galla, questo lievito inizia ovviamente ad aprirsi, a lievitare, a sbocciare. Cosa succede? Che quindi vive in una caraffa, generalmente una caraffa con dell'acqua stretta e alta per permettere al lievito di fare forza anche sui bordi e sviluppare. Le percentuali di acqua qua dipendono, generalmente vanno da un 35%, soprattutto per il primo rinfresco, perché viene dall'acqua e già inzuppato di acqua, quindi stando nell'acqua ne assorbe già un 5, 8, 10%, dipende dal tipo di farina, fino a un 50%. Generalmente i primi rinfreschi si fanno a un 35-40%, ok? C'è chi vi dirà un 41, un 39, però capiamoci, 35-40% primi rinfreschi. Di solito gli altri rinfreschi si fanno a un 45% di idratazione. Dipende sempre dalla farina, dipende da tante cose. E queste, diciamo, già le percentuali di acqua, vedete che cambiano, ok? Poi se vogliamo andare più nello specifico, in verità si sanno esattamente le percentuali di acqua che si devono usare per tenere un lievito maturo in forma, e lo vedremo però magari in un altro video. Il lievito liquido generalmente si utilizza 1:1:1, quindi idratato al 100%, ok? Anche qui c'è chi lo idrata al 110, c'è chi lo idrata al 90, all'80, dipende. Ma dipende anche perché l'idratazione non va solamente standardizzata come una cosa che va fatta in quel modo lì perché si fa così. Va capito anche il momento in cui sta il lievito, perché se un lievito, ad esempio, le alte idratazioni, ok, sviluppano di più la parte lattica, ok? Le basse idratazioni sviluppano più la parte acetica, soprattutto le alte idratazioni ad alte temperature sviluppano la parte lattica, che la parte lattica, se in eccesso, dà dei problemi, dà dei tanti problemi. Le basse idratazioni e una, diciamo, una temperatura più fresca sviluppano la parte acetica, ok? Che anche lì, se in eccesso, dà altri problemi. E quindi l'idratazione non va fatta solo perché si fa così, cioè l'idratazione va fatta perché c'è un motivo, perché in quel momento il lievito come si trova, com'è,
Allora, in base a quel momento decidiamo le percentuali di acqua e le temperature. La cosa importante che bisogna capire per la gestione del lievito sono: 1. La temperatura dell'acqua che andiamo a rinfrescare. 2. Il tipo di farina, ok? Sono farine più con alfa beta amilasi, meno alfa beta amilasi, un po' complesse, farine forti, farine deboli, farine medie. Poi bisogna capire anche la temperatura di stazionamento, cioè dove sta questo lievito. Temperatura ambiente, ma temperatura ambiente vuol dire 18-20. Molti dicono temperatura ambiente, poi ad agosto magari ci sono 26 gradi in casa, e quindi 26 gradi in casa non è temperatura ambiente. Quindi le temperature, le percentuali di acqua, la forza della farina, le temperature esterne anche di stazionamento, e tutto dipende da cosa dobbiamo fare, perché un conto che lo dobbiamo usare per i rinfreschi, utilizzeremo delle temperature, ok, particolari per andare nell'impasto. Soprattutto dobbiamo vedere se per piccoli, medi o grandi lievitati. Oppure altre temperature che serviranno magari solamente per la conservazione. Quindi dovremmo raggiungere un range completamente diverso, ok? In linea di massima, questo è uno schemino generale per te che sei magari un appassionato di pasticceria, vuoi capire un attimino come funziona il lievito madre. Questo è uno schemino molto basico, ok, che ti fa capire come si crea, ok, poi ci sono varie ricette ovviamente, come si gestisce, quindi in quattro gestioni, tre solide e una liquida, e più o meno le percentuali di acqua. Ovviamente se vuoi approfondire questi temi e vuoi che sia io ad aiutarti a capire questi concetti, qui sotto trovi un link che ti permetterà di iniziare a vedere innanzitutto le mie masterclass dei miei corsi e capire un attimino se ti piace anche la pasticceria, anche in termini scientifici e in termini un po' più pratici. E sotto troverai anche un tasto che ti permetterà direttamente di iscriverti alla piattaforma studio e il mio numero assistenza per qualsiasi dubbio, problema o perplessità. Se ti piacciono questi argomenti, iscriviti al canale, clicca sulla campanellina per essere sempre aggiornato sui miei nuovi video, e ci vediamo in un altro video dove approfondiremo sicuramente il lievito madre. Ciao!